Ok, perfetto. Avverto che se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della di odierna sarà assicurata anche mediante attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sui obiettivi della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione del Comandante del Comando dei Carabinieri per la Tutela alimentare, Generale di Brigata Daniele Melis, che Saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Il Generale accompagnato dal Maggiore Agostino Giannino. Ricordo che la di odierna si svolge nelle forme di audizione libera ed è aperta la partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverto inoltre il nostro ospite della presente audizione sarà redatto un resoconto stenografico e che se lo riterrà opportuno consentendo alla Commissione i lavori potranno proseguire in seduta segreta. Segnalo che in tal caso per la parte seduta sottoposta al regime di segretezza saranno sospesi tutti i collegamenti da remoto e la trasmissione diretta su BTV della Camera dei Deputati che saranno tempestivamente riattivate alle prese della seduta libera. Al fine di assicurare il miglior svolgimento dei lavori invito inoltre il nostro ospite a destinare se possibile l'estrazione di eventuali contenuti riservati alla parte finale della seduta. L'audizione odierna rientra nell'ambito della materia oggetto di richiesta ai sensi della legge istitutiva del 51 numero 53 del 10 maggio 2023, con particolare riguardo al filo di approfondimento relativo alla produzione e contraffazione di prodotti agroalimentari e industriali, su cui la Commissione ha inteso avviare una specifica attività di indagine, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dal Presidente dei gruppi del 28 febbraio scorso. Ricordo che la Commissione è chiamata a svolgere indagini atte a far luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri letti ambientali e agroalimentari, anche con riguardo alla verifica di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica, ovvero da parte di soggetti pubblici o privati operanti in del ciclo dei rifiuti. La Commissione ha anche il compito di individuare eventuali connessioni tra tali comportamenti illeciti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico di rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, nonché tra le diverse regioni. Più specificamente, con riferimento alla tematica oggetto della seduta odierna, segnalo che ai sensi della sopraccitata legge istitutiva, la Commissione è chiamata a svolgere indagini sulle attività illecite connesse al settore alimentare, comprese quelle connesse a forme di cambiamento organizzate e perpetrate mediante sofisticazione e contraffazione di prodotti agroalimentari, di etichettature, di marchi, di tutela, ivi i loro traffico trasfrontaliero. A tal fine, la Commissione acquisisce elementi di conoscenza utili anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento delle normative in materia di reati alimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente, nonché del contrasto del traffico illecito di prodotti con marchio made in Italy contraffatti o alterati. Cedo dunque la parola a Generale Melis per lo svolgimento di una relazione introduttiva al tema della quale i colleghi parlamentari potranno rivolgere eventuali domande o richieste chiaramente. Prego. Grazie signor Presidente, buongiorno a tutti. Eh, porto il saluto del signor comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il generale del Corpo d'Armata Teoluzzi e del comandante di vertice del Comando Carabinieri Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell'Arma, il generale di Corpo d'Armata Andrea Rispoli. Eh, io in particolare comando quest'unità carabinieri per la tutela agroalimentare che dipende da quest'ultimo comando che come. Tutti loro sanno, è stato creato nel 2017 a seguito dell'assorbimento del corpo forestale dello Stato nel, nei ranghi dell'arma dei carabinieri, eh, che hanno arricchito i eh, comparti di specialità già esistenti delle, delle ulteriori eh, capacità e abilità nel particolare settore appunto, forestale, ambientale e agroalimentare. Il comando che rappresento, mi permetto di fare una brevissima introduzione, che, che mi onoro di comandare, è stato creato nel 1982, è un reparto dell'arma. Già prima dell'assorbimento dell del corpo forestale, che si è arricchito di alcuni loro elementi, mi pregio e mi, e mi fa sempre molto piacere ricordare che il, al momento è un reparto investigativo eh, che eh, espleta il suo, eh, i suoi compiti su tutto il territorio nazionale e che si avvale di entrambe le competenze. Abbiamo circa un 70% di carabinieri e un 30% di carabinieri forestali. Eh, siamo organizzati su cinque reparti, eh, siamo sotto potenziamento voluto dal. Ministro Lollobrigida, per cui a breve apriremo nuove, nuove unità sul territorio nazionale, in particolare ulteriori 7, quindi arriveremo a 12, per poi arrivare a fine progetto che prevede la creazione di 17 nuovi nuclei su tutto il territorio nazionale. Eh, perché creati nell'82? Perché già nel 1982 ci si rese conto che l'esperienza dei carabinieri del NAS, dei nostri colleghi del NAS, creati ben 20 anni prima, nel 1962, non era sufficiente da contrastare quel particolarissimo fenomeno che riguarda la qualità dei prodotti agroalimentari, disgiunta dalla tematica e dalla problematica invece di tipo sanitario. Non sempre un prodotto che eh, non risponde alle regole della qualità fa male. Ci sono dei casi in cui sono prodotti perfettamente edibili e, e, non, e non mancano casi in cui gli stessi prodotti da noi sequestrati, pur non essendo conformi, vengono comunque poi, per esempio, consegnati alle onlus per essere in ogni caso consumati perché sono perfettamente edibili, ma nello stesso tempo però non rispettano i criteri qualitativi. Quindi il comando eh, sostanzialmente si occupa del, di tutto quello che viene eh, quasi interamente... Delegato dalla, eh, dalla legge europea, la 178 del 2002, in materia di eh, sicurezza alimentare dal punto di vista appunto della tracciabilità, dell'etichettatura, delle pratiche leali di informazione e di tutto ciò che riguarda la comunicazione da parte delle aziende produttrici al consumatore. Cioè, il consumatore. Il concetto è che il consumatore deve sempre sapere che cosa sta mangiando, che cosa sta bevendo, cosa legge in etichetta, cosa ascolta nella pubblicità e così via. Quindi, pratiche leali di informazione rispetto della qualità intesa come conformità. Genuinità dei prodotti, rispondenze disciplinari di produzione, quando questi sono previsti, ed è il caso delle indicazioni geografiche che sono un po' il cuore pulsante dell'eccellenza agroalimentare italiana. Quindi le, le oltre 800, anzi quasi 900 indicazioni geografiche che fanno dell'Italia il primo paese in Europa per numero di ehm, prodotti d'eccellenza, che, che godono peraltro di una tutela sia amministrativa che, che penale rafforzata. Quindi, i carabinieri per la tutela agroalimentare svolgono questa importante azione a presidio della qualità agroalimentare, ma nello stesso tempo, eh, signor Presidente, i carabinieri della tutela agroalimentare svolgono un'altra eh, un importantissima funzione perché quando si parla di illeciti in agricoltura, di criminalità in agricoltura, non è soltanto e solamente il fenomeno contraffattivo sul quale poi ci soffermeremo più nel particolare perché... Eh, come, come sarà stato evidente sicuramente a tutti quanti, c'è un po' di confusione anche su che cosa si intende esattamente per contraffazione alimentare. Ma noi svolgiamo un compito importantissimo a presidio della eh, regolarità degli scambi e dell'esercizio dell dell'impresa in tutto quel mondo che è caratterizzato dal, dai contributi della PAC. Eh, noi effettuiamo i controlli straordinari in materia di percepimento dei fondi europei. In agricoltura, voi sapete che l'Europa eh, destina all'Italia 37,5 miliardi di euro eh, di fondi PAC nei cinque anni che, che, in cui si, si struttura il, il, il programma, sostanzialmente divisi nei due grandi fondi che sono il FEAGA, ovvero il Fondo Europeo di Garanzia, quello che va a sostenere il reddito degli agricoltori, e il FEASR che invece è quello che riguarda lo sviluppo rurale, cioè quello che va a premiare le progettualità a livello regionale per le aziende virtuose che intendono migliorarsi, innovare, eh, proporre progetti di conservazione dell'ambiente, di tutela dell'ambiente, di miglioramento eh, dell'azienda dal punto di vista tecnologico e così via. Questi due grandi fondi, 37.5 miliardi di euro, cioè 7 miliardi e mezzo di euro all'anno, da soli valgono molto più PNRR, della quota di PNRR destinata all'agricoltura. Voi potete immaginare quale tipo di appetito eh, da parte della comunità organizzata possa... Eh, esserci in questo particolarissimo contesto, anche perché purtroppo la normativa non, è, non agevola, come magari in altri casi, un controllo puntuale, Se una normativa eh, che in qualche modo, soprattutto per quanto riguarda l'accesso al primo fondo, cioè al fondo di garanzia, quello che va a sostenere il reddito degli agricoltori, eh, viene percepito dal mondo agricolo quasi come una sorta di sussidio, quasi come una sorta di ammortizzatore sociale. È, una, è, una, è un sussidio che spesso si basa e viene elargito su base di eh, documenti non sempre verificati o verificabili, eh, con situazioni in cui addirittura vige ancora il principio dell'autocertificazione, eh, con mh, la possibilità, soprattutto per piccoli. Eh, piccoli importi, 5.000, 6.000, 7.000 euro, di andare sostanzialmente, quasi interamente in autocertificazione. Questo fa sì che, eh, da un lato, ci sia un proliferare di malcostume o, ahimè, di illecito vero e proprio, sia amministrativo che penale a seconda dell'entità, della gravità della condotta posta in essere, ma soprattutto c'è il grande problema in alcune aree del Paese, segnatamente quelle del meridione d'Italia, dove esiste il fenomeno della criminalità organizzata di tipo agricolo c'è l'antipatico fenomeno eh, dell'accaparramento dei terreni, dei piccoli terreni, in danno dei piccoli agricoltori che per timore, per eh, in qualche modo quel, quel sentimento di sottomissione alle, alle, alle cosche o alle famiglie dominanti, cede il proprio terreno e sostanzialmente va ad alimentare un, una sorta di latifondo criminale per cui i tanti piccoli appezzamenti di terreno che godono di piccoli contributi in realtà poi fanno creare una massa di denaro enorme che finisce sempre nelle stesse tasche, cioè quello della famiglia dominante che in qualche modo ha il, il controllo di quella determinata area geografica. Questo è successo anche di recente, nel mese di febbraio 2024 abbiamo concluso con i nostri colleghi del ROS, il Regolamento Operativo Speciale, che è il reparto dell'arma dei carabinieri, il reparto di elezione per quanto riguarda il contrasto alla criminalità organizzata, un'importante attività di indagine nella zona dei Nebrodi in Sicilia, comune di Tortorici, dove abbiamo eseguito eh, oltre 20 misure di custodia cautelari, per quanto riguarda esattamente questo fenomeno, cioè l'accaparramento dei terreni e il controllo del, del, di quello che è il bene, il bene privato a livello eh, comunale o intercomunale per l'accesso ai fondi, eh, in questo caso al FEAGA, cioè il fondo che garantisce il sostegno al reddito degli agricoltori. Mm, si tratta di fenomeni difficili da combattere sia per i problemi di cui dicevo prima, cioè una normativa che non sempre è perfettamente aderente a quelle che possono essere le esigenze di verificare puntualmente tutta la documentazione presentata dai, dai soggetti, sia perché la norma europea prevede un controllo a campione di un uh, 5%, quindi... Sostanzialmente nel momento in cui il legislatore europeo dice siano controllati almeno il 5% dei fascicoli aziendali, delle aziende che chiedono i contributi, difficilmente poi si va oltre il 5%. Cioè se la legge dice almeno il 5%, ahimè, poi si fa il 5%. Il che significa che il 95% non viene controllato. E, e poi c'è il problema eh, che noi rileviamo piuttosto eh, importante perché difficilmente concludiamo un'indagine senza il convincimento di un... Operatore o eh, in qualche modo eh, soggetto legato ai cosiddetti CA. I CA sono i centri di assistenza agricola, sono esattamente l'alter ego dei CAF per quanto riguarda però le esigenze del, dell'imprenditoria agricola. Sono dei centri spesso legati, ma ce ne sono anche di indipendenti, credo che siano 24 le sigle diverse. dei CA, sono eh, spesso legate ai, ai, alle grandi associazioni di categoria Col Diretti e eh, Confragricoltura. Eh, CAI, Agria, Copagri, ma sono anche spesso indipendenti, cioè soggetti che aprono una partita IVA, ottengono l'abilitazione alla verifica dei fascicoli aziendali, verifica delle domande di, di aiuto e che il, a cui il eh, piccolo agricoltore, il medio o anche il grande si rivolge per la validazione della pratica. Ecco, la validazione della pratica avviene a, a livello periferico, ehm, poco possono soprattutto all'inizio di questo percorso, gli organi di controllo sia regionale che nazionale, cioè Agea, e quindi spesso si arriva all'elargizione di somme che non dovevano essere eh, elargite e che poi in qualche modo ingenerano la, la necessità da parte, della, in questo caso dell'Arma dei Carabinieri, di aprire un fascicolo di indagine, spesso, anzi quasi sempre di eh, natura penale, per andare a verificare come mai questi denari che non dovevano essere elargiti sono stati, sono stati elargiti. Eh, il controllo che noi facciamo normalmente eh, parte da una verifica eh, sulle banche dati di, eh, delle forze di polizia perché innanzitutto vanno controllati tutti i precedenti e tutti i requisiti soggettivi dei sogge delle, delle persone che chiedono l'accesso a, a questi contributi. Eh, evidentemente la normativa sulla carta è molto, è molto ferrea perché se si è incorsi in una eh, misura di, mh, di, di prevenzione patrimoniale, per esempio, non si può accedere a un fondo pubblico se si è in corso in una condanna definitiva per i reati previsti all'articolo 67 del codice antimafia non si può accedere a contributi nazionali ed europei quindi la prima verifica che viene fatta è sulle caratteristiche del soggetto però come voi mi insegnate purtroppo il prestanome in qualche modo riesce con molta abilità a creare un diversivo proprio sull'identità finale del soggetto che percepisce i i fondi che ovviamente quasi sempre è in tonso, è, lindo da qualsiasi, è libero da qualsiasi pendenza, pendenza di tipo penale. Non sempre è così, eh, anche per alleggerire il discorso, eh, non, è una, non è una battuta ma purtroppo ci è capitato, abbiamo però anche contributi con elargiti a persone che hanno firmato la domanda eh, in carcere. Abbiamo proprio le domande con il timbro della matricola del carcere qualcuno ha ritenuto che eh, fosse eh, come dire, sufficiente raggiungere il detenuto eh, 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 in parlatorio, credo, nell'ufficio nell della matricola, acquisire la sua firma per la richiesta dei contributi che sono stati ovviamente elargiti. Quindi, ecco, innalzare sicuramente il livello del, del controllo, mh, intervenire, abbiamo fatto una modifica d'intesa proprio col Ministero e con Agea, che è l'agenzia l'erogazione di agricoltura che in qualche modo è il player e la pay agency per dirla con il regolamento europeo che l'ha istituita che sostanzialmente eroga materialmente questi denari e che Materialmente mh, può anche effettuare tutta una serie di controlli per i quali noi spesso collaboriamo a, a, a seconda appunto del livello di invasività dell'azione dell criminale che viene, portata, che viene portata in essere. Per questo specifico tipo di attività eh, lavoriamo in stretta connessione con la EPPO, con la European eh, Public Prosecutor Office, cioè la Procura europea che è stata istituita con la quale lavoriamo benissimo. Voi sapete che è competente per tutti i reati che eh, costituiscono un danno per il bilancio dell'Unione europea. Eh, in Italia funziona particolarmente bene, ne ho diretto riscontro dalle riunioni che spesso facciamo presso, eh, teniamo presso OLAF eh, a Bruxelles, che è l'organismo invece dell'Agenzia anticontraffazione della, della Commissione europea, eh, antifrode chiedo scusa, dell'Unione dell europea, e che effettivamente ci restituisce un dato confortante per quanto riguarda i procedimenti avviati e anche i, i primi risultati, la Procura non sta funzion funziona bene da circa un anno e mezzo, due, e, e i risultati sono, sono, sono eccellenti. Questi due ambiti che ho cercato sinteticamente di, di riassumere sono i, gli ambiti principali nel mondo agricolo su cui si, eh, si adopera il nostro comando, quindi tutela della qualità agroalimentare da un lato e repressione degli, degli illeciti percepimenti contributi europei dall'altro. E mi voglio soffermare una, un attimino so, uh, ulteriormente su questo perché è importante, perché come voi intuirete sicuramente non è tanto l'erogazione del denaro fine a se stessa eh, in un approccio banale si potrebbe dire vabbè sono 37 miliardi che in qualche modo arrivano all'Italia e in qualche modo bisogna impiegarli, il che è vero bisogna impiegarli, guai a restituire una sola lira perché sono denari che vanno a, a, a aiutare i nostri agricoltori a implementare le, le, tutte quelle che sono le attività che possono migliorare la nostra agricoltura il problema è la funzione sociale che erogare denaro a chi non ne ha diritto può creare All'interno di, un di una piccola o media o anche grande realtà produttiva. È evidente che i denari, in qualche modo finiti nelle mani sbagliate, vanno a creare un vantaggio competitivo in capo, in capo a soggetti, dal punto di vista proprio commerciale, che non, hanno, che non ne hanno titolo. Il che significa spesso e volentieri che il vicino, che invece ha inteso seguire le norme, sarà soffocato da leggi di mercato che, in qualche modo, diventeranno insostenibili per lui, perché il suo vicino, che invece ha, ha deciso di percepire illecitamente i, i denari potrà contare su un abbassamento dei costi, potrà contare su maggiore manodopera, potrà contare su una forza contrattuale superiore e addirittura, come purtroppo capita, arrivare ad acquistare a prezzi magari di saldo perché nel frattempo il vicino è morto o comunque eh, soffre maledettamente e quindi a portargli via l'azienda a un valore molto inferiore. Questo crea tutta una serie di, di criticità a livello locale che, che la nostra azione cerca di, cerca di impedire e di, e di con, contenere quantomeno. Questo come quadro generale delle attività. E sul, fatto, sul fronte dei, invece dell'agroalimentare della, 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 dell in senso stretto, cioè della, della contraffazione dei prodotti agroalimentari, eh, dobbiamo, dobbiamo prendere atto di uh, una, una piccola confusione di termini. Non dobbiamo pensare sempre solo alla contraffazione come la sostituzione integrale della cosa, cioè io vendo una penna per essere prodotta in Italia, in realtà è prodotta in Cina, è una contraffazione perché il marchio Stedler non è stato, stato eh, rispettato, cioè è stato copiato integralmente. No, in, nel prodotto, nei prodotti agroalimentari la contraffazione, come anche negli altri prodotti, ma nello specifico nei prodotti agroalimentari, la tutela della qualità non è soltanto quando il prodotto viene integralmente sostituito da un altro che ne ha caratteristiche simili ma che segue logiche di produzione diverse. Può essere la stessa azienda del, padrona del marchio, che nel momento in cui decide di utilizzare latte bulgaro, piuttosto che eh, un grano eh, che non proviene da, dalla, dalla zona dichiarata, che in qualche modo diventa responsabile di un, di un reato contraffattivo, di una frode in commercio che, che viene punita dall'articolo 515 del codice penale nel caso delle frodi ordinarie o dal 517 quater nel caso delle indicazioni. Eh, geografiche, cioè delle, delle, nostre, delle nostre DOP, delle nostre GT, cioè dei de, de prodotti diciamo, di nicchia e di, e de, di eccellenza dell'agroalimentare italiano. Quindi possono essere reati che, che, che vengono posti in essere dagli stessi produttori. Questo lo, eh, lo voglio sottolineare perché noi dobbiamo sempre fare attenzione a quando si parla di contraffazione, di introduzione nello Stato di prodotti contraffatti, perché abbiamo una contraffazione o comunque più che una contraffazione. Un illecito agroalimentare di natura amministrativa o penale di natura endogena, cioè messo in essere dagli stessi produttori o dagli stessi, eh, dalle stesse aziende italiane, è un, è un fenomeno invece contraffattivo o di violazione appunto delle norme agroalimentari esogena, quindi prodotto da eh, soggetti terzi che introducono in Italia eh, eh, prodotti non conformi e che vengono immessi. Con marchio italiano quando l'origine italiana ovviamente non è. E quindi vanno a, in qualche modo ad incidere su quella, su quella tracciabilità, su quella riconducibilità alla, alla produzione italiana che, eh, che, che viene meno proprio perché il prodotto viene dall'estero. Eh, chiaramente l'approccio è diverso. Nel, parto dal secondo caso che è quello che ci sta più a cuore perché l'introduzione di, eh, di merci dall'estero è qualcosa che ci preoccupa. Di più, e non a caso il, ministro, il Ministero, il Ministro Lobigina, ma il Ministero ha voluto costituire una cabina di regia sui controlli proprio per intensificare l'azione di verifica, intanto coordinare quindi i carabinieri, quindi l'ICQRF, quindi eh, l'Agenzia delle Dogane, quindi la Guardia di Finanza, cioè tutti gli attori coinvolti, il di Porto, tutti gli attori coinvolti nell'immane nell attività di controllo, l'Italia è indiscutibilmente il paese che fa più controlli in Europa. Eh, parliamo di norme europee peraltro, quindi siamo quelli che in assoluto ehm, maggiormente applicano tutte le verifiche che sulla filiera vengono eseguite per verificare appunto l'originalità, lo, l'autenticità, la, la genuinità dei nostri, dei nostri prodotti. La cabina di regia è istituita a questo scopo, cioè di eh, anche per materia, non necessariamente in maniera eh, totale ma anche per materia, andare a verificare quelle che sono le eh, attività sul territorio sia dei nostri. Eh, delle nostre aziende, quindi dei produttori eh, trasformatori e distributori italiani. Perché non dimentichiamo mai che non c'è solo la produzione, poi c'è anche il problema della trasformazione della distribuzione, perché poi l'illecito agroalimentare si può commettere in una qualsiasi fase della, eh, de della filiera per l'appunto. Eh, ma soprattutto in un periodo particolarissimo come questo prestiamo particolare attenzione all'ingresso di merci eh, dall'estero. Ci sono. Purtroppo, delle sostanze, delle materie prime e delle, anche delle materie lavorate che entrano in Italia, non sempre, dal, non sempre dal, da, da paesi extraeuropei, talvolta anche da paesi europei. E queste seconde sono ancora più insidiose, perché nel momento in cui entrano da paesi europei sono già europeizzate, quindi saltano tutta la, la parte del controllo doganale, in quanto già presenti. In territorio, in territorio comunitario e, e purtroppo abbiamo modo di ritenere e abbiamo eh, verificato che non sempre rispondono a quelli che sono le, eh, i requisiti di genuinità del, del prodotto stesso. Alcuni, alcune materie sono più soggette di altre, l'olio sicuramente è una di queste, il grano è una di queste. E il timore non è soltanto legato al fatto che, comunque, poi c'è una violazione di quelli che sono gli obblighi di leale informazione verso il consumatore, che è l'articolo 7 del Regolamento 1169 del, dell'Unione Europea. Non è soltanto il problema di dire al consumatore che cosa sta eh, consumando, scusate il, il gioco di parole, ma è anche il problema di verificare se siano state rispettate, per esempio, tutte le indicazioni per quanto riguarda eh, l'impiego dei fitofarmaci. In Europa abbiamo una regolamentazione. Eh, mh, più o meno omogenea in materia di fitofarmaci fuori dal, dall'Europa, sappiamo perfettamente che così non è eh, certe produ produzioni monstre di paesi extraeuropei sono mh, devono ringraziare anche l'impiego massiccio di fitofarmaci, perché è chiaro che se eh, a fronte di una produzione X eh, ci sono paesi che nonostante il caldo, nonostante la mosca, nonostante agenti biotici di, di, di qualsiasi natura, hanno produzioni doppie rispetto all'Italia, non dobbiamo pensare che i nostri agricoltori non siano bravi, dobbiamo pensare che forse fuori giocano con qualche, con qualche regola ehm, che va a... Dimenticare, volutamente dimenticare, quelli che, eh, che sono i, i parametri del, dell'impiego dei fitofarmaci. Non sempre, capite bene, stiamo parlando di migliaia di tonnellate di materiale che entra in Italia, non sempre si può campionare e portare in laboratorio per fare le verifiche, perché si tratterebbe di, intanto di una spesa immane dal punto di vista delle verifiche in laboratorio, che non sono immediate, ci, ci vogliono dei giorni, eh, talvolta delle settimane ma comunque non possono essere eh, fatte su tutti i carichi in entrata, quindi bisogna fare una scelta, bisogna lavorare di analisi, bisogna lavorare in stretta sinergia con l'agenzia delle dogane, monitorare i flussi in ingresso, eh, privilegiare quei paesi che sappiamo già che hanno una mh, legislazione più libertina, più, 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 diciamo più eh, permissiva dal punto di vista dell'impiego dei, dei fitofarmaci eh, e quindi andare magari a, la, lavorando di analisi e in, con un'ottica un preventiva a eh, campionare. Eh, i prodotti all'interno tipicamente delle navi ma anche dei camion eh, che provengono dal nord Europa in ingresso soprattutto sui, sui valichi del nord Italia appunto eh, andare a campionare dove abbiamo una maggiore certezza o comunque una maggiore eh, possibilità che eh, il, il prodotto possa non essere conforme rispetto a quelle che sono le normative italiane e questo è il timore sulla materia prime, ma il timore va anche su prodotti finiti che entrano senza marchio e che vengono marchiati in Italia. Eh, e Anche su questo spesso eseguiamo dei sequestri perché abbiamo intercettato eh, prosciutti, abbiamo intercettato grano, abbiamo intercettato eh, olio, come dicevo prima, che è già confezionato in attesa solo di essere, eh, tra virgolette, italianizzato, cioè di essergli attribuita a una provenienza italiana che in realtà italiana, come dicevo prima, come dicevo prima non è. L'attività si svolge, come dicevo, in maniera sinergica con tutte le altre forze sul campo è, una, è un impegno importante. L'Italia produce tantissimo, ma importa anche tantissimo. Eh, noi siamo i primi consumatori di olio, ma siamo anche i primi importatori di olio. E siamo e i, 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 i principali esportatori: cioè, riusciamo a coprire tutte le voci eh, proprio perché l'olio è centrale per la, nostra, per la nostra economia e quindi eh, cerchiamo in, in tutti i modi di coprire sia il problema di tipo endogeno, come dicevo prima, cioè eh, aziende che magari seguono la via breve per massimizzare il loro profitto, ma anche la via esterna, cioè, e anche qui devo purtroppo tornare sulle nostre aziende, eh, che decidono di acquistare all'estero il prodotto che poi viene in qualche modo, eh, in qualche modo nazionalizzato. Il, um, il tema il tema in questo momento forse, forse dominante è proprio questo, cioè l'ingresso dei porti. Abbiamo intensificato in maniera significativa il controllo nei porti principali, eh, in particolare eh, i porti pugliesi. Uh, ma comunque stiamo guardando tutti i porti perché, anche su Ancona, anche su Trieste, su Genova abbiamo svolto delle attività specifiche di concerto con l'Agenzia delle Dogane, con la Guardia di Finanza e con la Capitaneria di Porto per verificare e cercare di essere il quanto più eh, effettivi nel, nel tipo di controllo e soprattutto nel campionamento, che è l'unico elemento che ci può davvero consentire il sequestro, perché altrimenti il grano canadese che entra in Italia. Se, se, rispetta i se rispetta i parametri della, della, della presenza di glifosate o, o di altri agenti eh, fitosanitari all'interno, in, all eh, costa meno, eh, però non possiamo impedire l'ingresso, eh, è comunque un ingresso legittimo, possiamo andare a verificare poi se il produttore di pasta è, è, è corretto nelle indicazioni in etichetta che quello non è grano italiano. Ma questo è un problema successivo. E infatti il grande lavoro di questi giorni in realtà troverà una risposta tra qualche tempo, quando il materiale che noi adesso monitoriamo in ingresso, stiamo monitorando in ingresso, tra qualche tempo sarà processato, cioè sarà trasformato dalle aziende. Lì scopriremo se effettivamente chi ha ricevuto quelle tonnellate di grano russo, ucraino o canadese, poi dirà, o non dirà, perché poi sappiamo che nell'etichetta. È sufficiente non dire che, che sia grano italiano, in qualche modo implicitamente si capisce che non è, che non è grano italiano. Quindi, questa sarà sicuramente un'attività di controllo utile perché crea una sorta di deterrenza nei confronti del, dell'acquirente finale, il quale sa già che noi abbiamo monitorato in ingresso nella sua azienda 8 tonnellate di grano, e quindi non potrà, tra un anno, quando noi andremo, torneremo da lui a verificare cosa ha fatto di quel grano in ingresso. Dovrà necessariamente dimostrare di averlo etichettato correttamente e quindi averlo messo in commercio secondo i canoni di correttezza e lealtà di informazione verso, verso i, i consumatori. Per quanto riguarda le, le altre materie, abbiamo, stiamo monitorando eh, ovviamente il settore delle carni. Eh, sì. Anche adesso quello per tornare cronaca locale, eh, locale cioè, attuale, eh, anche quello che sta accadendo di alcuni camion che vengono fermati sul Brennero hanno prodotti che provengono dall'Unione Europea o anche dall'estero. Che però tecnicamente, se rispettano determinati parametri, sono regolari. bisogna capire cosa, ne, cosa verrà fatto successivamente, quindi la tracciabilità, e poi quello che secondo me. E, e noi come commissione noi abbiamo un ruolo di inchiesta quindi su determinati filoni che insieme ai commissari si studiano e si vedono quindi anche su faremo questo però quello che noi vorremmo e quindi le, le chiedo se ha anche qualche suggerimento, aprire un filone di inchiesta su quello che può essere la tracciabilità ovvero su quella che può essere l'etichettatura eh, la chiarezza per il consumatore finale perché spesso e volentieri ci sono delle etichette che sono delle enciclopedie io sfido se andassimo in una piazza a capire eh, chi conosce la differenza fra DOP e IGP, probabilmente nessuno, quindi eh Forse quello che noi vorremmo fare, e possiamo farlo perché siamo in fondo il legislatore, quindi anche un'attività di ricerca e studio, è una proposta di legge per cercare di capire, fare più chiarezza possibile al consumatore finale mh, quello che consuma, da dove proviene, come viene coltivato, allevato o, o costruito. Ecco, Questo, questo è, sarà quello che sarà il nostro obiettivo eh, primario nella prima, nel primo filone. Quindi cercheremo di capire se possiamo proporre e, e anche dall'altra parte io sa sapevo benissimo che ci sono eh, a seconda delle percentuali di prodotto che vengono utilizzato e lavorazione dove viene fatta poi cambia anche l'etichettatura cambia anche il marchio e cambia anche l'origine quindi magari anche più carezza su quello so che troveremo probabilmente anche i poteri forti da dover combattere in questo tema perché come diceva lei eh, non è detto che ci sia un'azienda che produca il 100% di prodotto contraffatto, probabilmente può avere anche l'80% del prodotto reale e il 20% del prodotto contraffatto, questa è un'ipotesi naturalmente, non abbiamo nulla per dimostrare nulla, ecco. però ecco, vorremmo capire secondo anche lei qual è il suo suggerimento. Eh, o se avete mh, non adesso, oggi, naturalmente, che è la prima audizione, però in un secondo momento dei suggerimenti operativi sul campo che possano essersi utili per adeguare o attualizzare quella che è la norma esistente, perché possa andarvi incontro. Ecco, questo è un po', anche secondo me, mi faccio un po': portavoce de de della commissione. Sì, signor Presidente, esattamente così. Ci sono, ovviamente, eh, ambiti che sono eh, migliorabili. Um, tenga presente che l'etichettatura e la, la tracciabilità sono norme di derivazione europea, quindi vanno eh, in qualche modo in, incastonate in un quadro più ampio anche perché eh, rischieremmo di dare alle nostre aziende un, uh, un, uno svantaggio rispetto alle aziende europee, le, alle altre aziende europee, perché se noi stringiamo troppo i lacci rispetto a quello che, che succede in, negli altri paesi, il rischio è che poi le nostre, le nostre aziende in qualche modo debbano anche, anche impiegare, abbiamo visto... Cosa è successo a proposito della, del problema del cambio di etichetta? Il cambio di etichetta su tonnellate di prodotto ha un costo enorme, addirittura noi abbiamo dei casi eh, nel riso, per esempio ci è successo con, con un'importante azienda nel nord, nel nord Italia, che la, il problema di etichettatura si è risolto nel buttare il riso, perché non conviene rietichettarlo. E quindi mh, eh, a, andare ad incidere sull'etichetta, eh, perché chiaramente le, cosa avrebbe dovuto fare il produttore di riso? Avrebbe dovuto aprire le scatole una per una e dividere i chicchi di riso perché lì c'era stato un... sostiene il soggetto, quindi io ovviamente seguo la teoria garantista, cioè lui si difende dicendo no, è la macchina che ha funzionato male e mi ha mischiato il Vialone Nano con il Carnaroli. Benissimo, lo, lo, lo spiegherà al giudice, sono sicuro che sarà in grado di farlo, ma il problema è che poi dov avrebbe dovuto aprire la scatola e dividere i chicchi il che chiaramente avrebbe avuto un costo enorme, per cui alla fine questi, questi, queste tonnellate di riso, perfettamente edibile, come dicevo all'inizio, cioè abbiamo un problema di eh, qualità o contraffazione, ma il prodotto è perfettamente edibile, infatti abbiamo consegnato queste 12-6 eh, tonnellate di, di riso a, a, una, a una importante Onlus italiana, concorda il magistrato, perché sarebbe stato davvero un peccato buttare 6 tonnellate di riso. Ma mh, il problema dell'etichettatura è un problema serio, eh, intanto va ragionata sui diversi prodotti. L'etichettatura del vino segue regole completamente diverse dall'etichettatura dell'olio dell perché ci sono delle leggi nazionali diverse. La legge sul, sul vino impone determinati eh, claim, la legge sull'olio ne, ne impone altri. Ci sono settori che non sono normati o sono normati scarsamente. Se mi consente, visto che ha eh, giustamente sollevato un problema importantissimo, eh, c'è un settore che è quello della quinta gamma. La quinta gamma sostanzialmente sono prodotti eh, ortofrutta eh, già. Eh, cotti a vapore e messi per capirci le zuppe ecco così le, le zuppe preconfezionate sono prodotti della quinta gamma del settore orto, eh, ortofrutta ora per sua natura la quinta gamma è senza conservanti la forza di questo prodotto è esattamente quello di mettere sullo scaffale un prodotto che ha una shelf life cioè una vita di 4-5 giorni perché uno lo compra va a casa Qualche, qualcuno dice che congelandolo dura di più, ma tecnicamente quello è un prodotto che in 5 giorni scade. Perché è senza conservanti? Ora, il fatto che non sia senza conservanti, cioè che sia senza conservanti, non è normato. Il che cosa ha provocato? Ha provocato che la grande distribuzione, a seconda del tipo di linea di prodotto, lo stesso prodotto lo pone sullo scaffale con indicazione senza conservanti e con nessuna indicazione perché è una scelta commerciale ecco se noi lasciamo alla GDO decidere cosa deve essere scritto in etichetta a seconda di quella che è il vantaggio commerciale e non l'interesse del consumatore ad avere chiarezza noi avremo il consumatore che di fronte allo scaffale ha lo stesso identico prodotto in uno c'è scritto senza conservanti nell'altro non c'è scritto nulla è evidente che quel consumatore percepirà quello dove c'è scritto senza conservanti, sicuramente senza conservanti. L'altro penserà che invece i conservanti li ha, invece non li ha neanche l'altro. Noi dovremmo uscire da questa ambiguità, cioè dovrebbe essere data a tutti i produttori GDO, che spesso scrive le etichette, vuole dirlo, e non dovrebbe, lo dovrebbe scrivere chi produce il prodotto e non la GDO l'etichetta. Perché l'etichetta ha una funzione mentre per la legge europea articolo 7 e 1169 l'etichetta ha la funzione di informare il consumatore, renderlo consapevole, renderlo edotto di... in realtà per la GDO l'etichetta è marketing. Cioè segue esattamente un, un filone diverso, cioè, non è tanto importante dire al consumatore che cosa sta consumando, quanto convincerlo ad acquistare. E qui eh, forse dovremmo essere un pochino più chiari, cioè le, le etichette devono rispondere a delle esigenze ben precise che sono quelle di informare il consumatore per cui scrivere sull'acqua su una bottiglia d'acqua di seta non si può fare è ingannevole perché mi induce a pensare che quest'acqua che è di seta, di più di un'altra dove non c'è scritto di seta questi claim salutistici a lunga la vita dovrebbero essere regolamentati sono regolamentati, non che non lo siano a parte quello dei senza conservanti nella quinta gamma dove, dove la, la norma è estremamente fumosa ma in linea di principio sono documentati l'uso per esempio dei dolcificanti, però ancora troppa eh, libertà nello scrivere in etichetta eh, riferimenti a presunte proprietà o eh, presunti ingredienti di un determinato prodotto che in realtà poi o sono ovvi, cioè è ovvio che c'è quel prodotto all'interno del dire pane con grano, eh, sì, non sarebbe pane se non ci fosse il grano. Quindi anche questo, questo quest uso della lingua italiana, nel caso del, dell'Italia, l'uso della lingua italiana finalizzato a esigenze di marketing dovrebbe essere regolamentato per dare al consumatore effettivamente la possibilità di, eh, di leggere la verità di quel prodotto sull'etichetta. Poi, chiaro, si può migliorare. Eh, L'Italia è un paese che ha una metà media molto elevata, quindi determinate soluzioni potrebbero non essere perfettamente aderenti alle esigenze dei nostri, dei nostri nonni, dei nostri anziani eh, però è chiaro che un'etichetta per esempio leggibile col cellulare, col QR code che possa dare maggiori informazioni molte aziende lo hanno fatto d'iniziativa eh, sicuramente il ricorso alla blockchain per favorire la la, la tracciabilità dei prodotti, cioè l'identificazione di ogni singolo step della produzione, trasformazione e distribuzione di un, della, della singola bottiglietta, cioè la possibilità di identificare digitalmente il percorso che la bottiglietta fa dalla fonte sino allo scaffale. Ecco, ci sono sicuramente iniziative, signor Presidente, che possono essere adottate, in questo senso eh, ovviamente l'Arma dei Carabinieri è a disposizione per, anche per un eventuale tavolo di lavoro, se, se questo vorrà essere istituito, perché... Eh, la normativa è ampia, è diversificata da prodotto a prodotto, i prodotti non hanno tutte le stesse esigenze, ci sono ovviamente da tener conto anche dei, delle esigenze della, della, della vendita, io capisco anche che non solo la GDO in generale, chi vende ha necessità di rappresentare in un certo modo il prodotto, però è evidente che se dobbiamo fare una scala eh, di valori, di ciò che è più importante, credo che l'interesse del consumatore venga prima di tutti, quindi innanzitutto si soddisfa... Il diritto del consumatore a sapere che cosa sta consumando e poi eventualmente valutiamo anche esigenze di tipo commerciale o di marketing, ma non può essere il contrario. Grazie. Eh, farei intervenire perché dopo alcuni dei colleghi devono sì. rientrare in aula o al Senato. Eh, Simiani. Sì, grazie Presidente, grazie generale della Buongiorno. sua relazione. Buongiorno, eh, devo dire è stato molto puntuale e esaustivo nell'ambito della sua relazione. Su molti punti, specialmente l'ultimo, quello del, del normare le etichette, perché la conoscenza e, e soprattutto il fatto che si possa dare un messaggio diverso da quello che poi è reale il prodotto è fondamentale. Eh, lei pensa, però, della domanda che gli volevo fargli era questo: ma lei pensa effettivamente che oggi, in base anche ai quattro punti cardine della, della nuova PAC, ci possa essere da parte eh, del governo, in questo caso del, 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 del Parlamento, la possibilità di modificare un po' il paradigma. Cioè noi abbiamo, in base anche ai quattro punti cardine della, della, della PAC, perché noi fino adesso abbiamo visto eh, un grande flusso di denaro verso, verso i nostri agricoltori, eh, da parte della comunità europea. Eh, questi, questi denari per lo più sono andati sia sì, ai progetti di filiera ma anche e soprattutto in una logica di diciamo ex set asire no? dove come diceva lei si dà il contributo all'agricoltore che poi magari non fa neanche, neanche l'agricoltura comunque la documentazione è perfetta così come noi oggi abbiamo più volte eh, come dire non verificato effettivamente eh, il, le, le, le risorse che sono andate la, ai progetti filiera per la trasformazione dei prodotti, eh, perché dico questo? Perché il paradigma, secondo me, va modificato proprio in questo e qui sta la domanda, eh, primo nella valorizzazione sempre più del prodotto, perché i prodotti, il regolamento della, della DOP, dell IGP è un passo importante, secondo me, che va assolutamente in linea su quello che lei diceva. Eh, ma soprattutto nell'interpretare questo messaggio a tutta l'Europa. Cioè noi possiamo fare il nostro, ma se questo messaggio non riesce a essere, diciamo, come dire, eh, elemento di coesione nell'ambito della comunità europea, io credo che questo non riesca, cioè è una battaglia fra, fra diciamo, impari, diciamo perché il prezzo poi fa la soluzione. La valorizzazione del prodotto è l'altro aspetto. Eh, che guarda non solo della produzione ma anche la commercializzazione, perché faceva l'esempio del grano, è un esempio vero. Ecco perché io credo che noi, anche in base alla sua audizione, anche alla nostra, alla adizione, anche alla nostra eh, commissione, noi possiamo assolutamente verificare e dobbiamo assolutamente anche implementare i controlli eh, che riguardano questi aspetti che, che, che lei sicuramente diceva. Tuttavia c'è bisogno di uno strumento, secondo me, ulteriore, legislativo, che possa in questo caso garantire i processi di valorizzazione del prodotto e soprattutto la valorizzazione eh, di diciamo, un sistema diciamo, di controllo e soprattutto di incentivo verso l'agricoltore in cui si vada non a valorizzare in, tanto l'agricoltore, tanto per l'agricoltore, ma la produzione del, del, di quello che produce e la multifunzionalità di un'impresa agricola. Sappiamo benissimo che oggi molti di quelle risorse eh, vanno al all'agricoltore ma non si sa effettivamente con quelle risorse cosa ci fa. Se noi invece le indirizziamo in base anche alla, alla, alla stessa PAL dell'azienda in cui si, deli si delinea diciamo, gli investimenti, soprattutto questo va sul, sul piano energetico, ma anche sul piano delle, della trasformazione del prodotto, delle attrezzature che in un certo senso vanno a, vanno, vanno a, mh, seguono questo elemento insomma, di di miglioramento dell'agricoltura, io credo che questo possa essere un passo importante per le cose che diceva lei. Grazie. Sì, onorevole, è, è mh, condivisibilissimo quello che lei dice, in realtà eh, è, è, nello spirito della legge è già così, cioè noi mh, i, i denari eh, dovrebbero essere elargiti esattamente seguendo queste, queste sue riflessioni. Eh, il punto è esattamente quello che diceva, cioè i controlli, vanno intensificati sicuramente i controlli, parlo soprattutto eh, della PAC. Eh, ma in generale nel mondo agroalimentare. Ma l'intensificazione dei controlli non può risolversi in un aggravio di quella che è l'attività dell'onesto eh, lavoratore, dell'onesto agricoltore, anche perché purtroppo eh, noi abbiamo già tanti organi che lavorano. Infatti la cabina di regia va proprio nel senso di armonizzare ed evitare per esempio le duplicazioni dei controlli. Eh, lei comprenderà come un, un agricoltore che oggi riceve la visita dei carabinieri, domani della finanza, poi dell'ASL, poi del... È evidentemente un, un ambito su cui il ministro Lorbigida ha avuto immediatamente la sensibilità di dire: dobbiamo organizzarci perché non può essere che venga a, assalito il, il singolo. Questo ci ha, detto una, ci ha dato un, un, un motivo di riflessione importante eh, su cui noi già lavoravamo e abbiamo intensificato gli sforzi, eh, in particolare con AGEA, che sta per lanciare un, una, un, un importantissimo strumento di tipo di analitico, di, di analisi, perché l'analisi è fondamentale, cioè noi dobbiamo eh, lavorare prima del controllo, individuare i fattori di rischio che sono in capo a una determinata azienda, a un determinato operatore commerciale e agire con il controllo sul campo, cioè andando a disturbare questo quest operatore, che ricordiamo sempre questa è una regola fondamentale, innocente fino a prova contraria, però andiamo quando abbiamo già un buon quadro che ci porta a ritenere che il soggetto... Ragionevolmente ha truffato lo Stato o l'Unione Europea. In questo modo noi miglioriamo la qualità del controllo, diminuiamo probabilmente il numero dei controlli, perché non è che i, numeri, i controlli devono per forza aumentare, i controlli vanno migliorati, cioè vanno razionalizzati. E bisogna andare ad agire in maniera chirurgica su chi, ripeto, in base allo studio analitico, con degli strumenti di analisi che sono molto avanzati, ci dà una certa idea, una certa sicurezza che probabilmente ha, ha sbagliato e che quindi va, va perseguito. Eh, noi dobbiamo muoverci in questo senso anche perché, come, come ricordavo prima, e come lei giustamente ha sottolineato, cioè dobbiamo convincere anche gli altri, perché altrimenti finisce che in Italia facciamo i controlli, massacriamo, perdonatemi il termine, i nostri, i nostri agricoltori e poi eh, però gli altri Stati non lo fanno. Allora, l'azione la, di controllo ci sono dei paesi in Europa. Mh, vi, vi prego di non dirmi quali, ma chiedermi quali, ma sa, sapete perfettamente a chi mi riferisco, che non hanno neanche un'agenzia che fa i controlli che non si sogna nemmeno minimamente di avere una forza di polizia come l'arma dei carabinieri, deputata a fare i controlli, una forza di polizia a competenza generale, che indaga sulla criminalità in agricoltura. Quindi noi siamo molto avanzati, abbiamo tantissimi organi che in, intervengono, abbiamo strumenti di analisi e di indagine potentissimi, facciamo veramente un controllo. Quello che dobbiamo far capire agli altri, e in questo senso il Ministero sta lavorando tantissimo, è che la qualità del prodotto agroalimentare è tale anche grazie ai controlli che facciamo. Cioè, legare indissolubilmente l'efficacia del controllo mirato per non aggravare troppo. Il, il, il contribuente onesto l'agricoltore onesto ma nello stesso tempo veicolare che quel controllo è una sorta di certificazione sul prodotto italiano cioè il prodotto italiano è sano è conforme è qualitativamente valido abbiamo 890 circa DOP perché noi facciamo i controlli perché i nostri prodotti sono di qualità sono frutto di storia lavoro tradizione cultura di un popolo di una località di un comune ma che viene poi certificato e controllato a tutti i livelli financo da una forza di polizia Ok. Eh, sì. Mm, noi oggi ehm um, naturalmente la ringraziamo per questa audizione in generale però noi domani nella prossima audizione vorremmo sapere i paesi cioè noi siamo comunque una commissione d'inchiesta e abbiamo bisogno di sapere dati se ci sono aziende noi siamo qui per questo ecco nel senso che noi va bene in generale però non è che lei non ci deve dire i paesi lei ci deve dire i paesi se noi le faremo delle domande specifiche su determinate aziende se avete dati naturalmente se non li avete no perché però ecco noi siamo commissione d'inchiesta non siamo sì. <ride> perché se sennò... no <ride> non siamo quindi mi a specifico quindi ho eh, onorevole Carla Giuliano e poi Iaia e poi non so che ci sia Carla Giuliano prego grazie presidente buongiorno a tutti sì, saluto il generale Melis a cui farò eh, alcune domande allora eh, lei parlava eh, in primis di una percentuale per così dire eh, normativamente fissata di controllo del 5% all'incirca e quindi della come dire, difficoltà di andare oltre quella percentuale. Quindi se lei ritiene corretto, compatibilmente con quello che realmente può essere controllato, aumentare questa percentuale. Altra domanda, terreni agricoli. Io vengo da una regione, la Puglia, in particolare la provincia di Foggia, che è un territorio a fortissima vocazione agricola e abbiamo insomma, per quanto mi costa anche dalle testate giornalistiche ma le chiedo conferma una ehm, diciamo un, delle, delle situazioni di questo tipo cioè terreni agricoli eh, spesso anche non eh, difficilmente riconducibili giuridicamente ovvero eh, che negli anni magari 40 e 50 venivano tra, venivano come dire, trasferiti eh, al, oralmente da un proprietario all'altro e quindi se si va a fare la eh, verifica eh, catastale eh, risultano ancora di proprietari addirittura magari deceduti terreni agricoli che sono eh, di fatto nelle mani eh, di imprenditori o eh, di imprese agricole eh, molto vicine alla criminalità organizzata. Terreni agricoli che alcune volte sono effettivamente abbandonati a se stessi, ma ricevono comunque finanziamenti PAC, alcuni addirittura ricevono finanziamenti. E qui, diciamo, potrei non essere proprio precisa perché mi è stato, eh, mi è stato riferito: eh, ricevono finanziamenti addirittura per eh, il, la produzione di culture pregiate, quando invece. Sono dei terreni assolutamente abbandonati, quindi se le costa un fenomeno, ovviamente non solo in Puglia, eh, di, di questo tipo. Eh, il nostro è un territorio dove negli anni passati ci sono state anche grandi inchieste sulle cosiddette adulterazioni: quindi io ricordo che fece scandalo eh, per rendere più verde eh, l'olio. Uh, si sì, utilizzo uh, la clorofilla, quindi oppure uh, c'è il problema del, per quanto riguarda il grano del glifosato, perché il grano italiano spesso viene unito uh, con quello uh, canadese. Uh, quindi come uh, se anche a livello normativo, uh, visto che lei parlava su un altro ambito, l'etichettatura di una certa, come dire, di poca chiarezza normativa, se anche su questo... Uh, lei ritiene che noi come Commissione possiamo intervenire come Parlamento uh, per rendere più facile il vostro lavoro. L'ultima domanda riguarda i CAF, eh, cioè i CA. Uh, le chiedo perché effettivamente immagino, cioè è, è abbastanza logico conseguenzialmente mh, il fatto che le grandi truffe in agricoltura abbiano come, uh, come, dire, come anello, come ponte, uh, i CA se eh, c'è, perché qui eh, ammetto la mia ignoranza, eh, se c'è a livello normativo eh, un qualcosa che eh, collega la, eh, come dire, il reiterarsi o eh, il portare avanti irregolarità da parte dei CA con la perdita dei requisiti per eh, continuare ad essere CA. Non so se eh, sono stata chiara, cioè eh, c'è un limite normativo eh, superato il quale... Eh, I CA eh, che non si comportano correttamente possono perdere i requisiti per continuare a fare la loro funzione di intermediazione? Grazie. Poi io chiedo al Presidente, eh, ne approfitto, se magari visto gli spunti davvero interessanti che ci ha fornito il generale Melis, se insomma, magari la Commissione ritiene di risentirlo, eh, anche eh, in modo che il generale Melis possa fornire a noi una serie di dati. Grazie. Sì, questo può essere giusto anche perché non abbiamo poi mo molto tempo o se no anche noi potremmo formulare delle domande anche scritte su questi dati tecnici perché probabilmente sulle caratteristiche così eh, è sufficiente anche una, una, una cosa di scritto e poi dopo magari ci confrontiamo. Farei fare domande anche a Dario Iaia e a chi altro poi dopo le risponde. Sì, grazie molto velocemente, intanto grazie generale per la sua presenza e grazie per l'attività che l'Arma dei Carabinieri svolge anche in questo campo in maniera egregia. Eh, due domande flash, uno eh, lo stato della collaborazione con i consorsi di tutela sia nell'ambito vinicolo che nell'ambito dell'olio, quindi qual è lo stato se c'è una collaborazione, se c'è un riscontro, quindi se c'è un'attività eh, proficua che svolgete insieme ai consorsi di tutela. Seconda domanda, eh, l'introduzione delle fascette di Stato, soprattutto per quanto riguarda i vini. Ecco, se eh, ritiene che sia una misura idonea a contrastare la, la contraffazione, quindi se in qualche maniera può essere un'attività um, una, un che eh, i consorsi devono portare avanti in maniera eh, proficua e se può essere utile appunto nei confronti dei consumatori. Rando, sì, prego. Grazie, grazie generale, grazie della redazione anche esaustiva, completa. Insomma, eh, lei parlava dei controlli diciamo, e parlava anche di, delle esperienze che ci, ci, ci si riferiva diciamo, all'operazione Nebrodi, ma lei sa bene che l'operazione Nebrodi c'è già precedente, c'è già una sentenza sulle truffe, eh, diciamo appunto ai contributi agricoli. Le chiedo questo: eh, intanto c'è un dato eh, dei contributi illeciti ricevuti di recupero di questi contributi? Nel senso solo quando c'è poi l'operazione penale, insomma il processo penale casomai diciamo, ci sono le condanne poi vengono sequestrati diciamo, eh, i contributi illecitamente elargiti. E poi eh, lei lo diceva in un certo senso, cioè il tema è del controllo, non appesantire i controlli, perché anche appesantire i controlli non è, cioè, non è una qualità, diciamo, della democrazia se una persona vede sempre. Però preventivamente no, in altri ambiti c'è. È possibile, per esempio la creazione, se non c'è già, di una banca dati, no? nel senso che chi ha ricevuto i contributi ed è sempre stato corretto, magari una cultura premiale rispetto a loro. C'è una possibilità anche di ipotizzare una whitelist o una blacklist rispetto a chi, perché la criminalità organizzata, lo ha detto, ma insegna che effettivamente fa di tutto, no? sia nel recupero illecito dei terreni, sia nel dichiarare le, le falsità, però è chiaro che noi... Diciamo, le famiglie che hanno fatto questo che, che hanno non solo per l'indagine che ci sono state un po' si conoscono quindi questi continuano però a, spesso, no? l'abbiamo visto in alcuni processi a continuare a fare richieste di contributi e magari averli elargiti quindi una banca date che controlla questo potrebbe essere un, avere un senso no? rispetto anche alla, alla, alle modalità di contributi europei questo diciamo è il tema perché se si dovesse ragionare sempre con una cultura repressiva come noi ragioniamo e ci deve essere perché poi voi fate questo, ma se invece ci possono essere condizioni di un ragionamento preventivo, no? Cioè tu sei dentro la bla le blacklist, allora è chiaro che eh, magari posso controllare, perché poi i, i centri di assistenza, lo diceva prima la collega, hanno una, come dire, una funzione meramente compilativa o hanno anche una funzione di controllo rispetto a quello che tu dichiari, no? Lei diceva, quello ha firmato in carcere, no? poi il CA quando fa eh, l'assistenza. Quindi se è una funzione semplicemente diciamo, di compilativa non deve controllare, se invece ha una funzione anche eh, tipo notarile, no? nel senso che controlla potrebbe essere anche connivente nel avere fatto, avere fatto una pratica diciamo, illecita. Quindi ci, sono, ci possono essere queste cose, perché insomma, noi non solo siamo una commissione d'inchiesta, come diceva appunto il Presidente, ma siamo anche. Eh, legislatori, quindi si potrebbe anche ipotizzare, c'è questa lacuna o invece eh, non servirebbe in questo caso, grazie Sì, prego. sì, 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 va bene. sì grazie grazie generale per eh, la relazione, allora io invece chiedo numeri. Io ho bisogno di sapere, prima di tutto, quali sono le zone dove è, è maggior presente eh, l'illecito, cioè quali sono le regioni dove i controlli hanno eh, prodotto eh, quantità di illeciti maggiori, che tipi di illeciti, quali sono i prodotti più colpiti da un punto di vista alimentare, perché noi parliamo tutti di olio, di vino, però eh, secondo me è uno dei forse. Delle grandi settori a quelli del formaggio, del miele, le grandi eccellenze italiane e vengono sempre tenute un po' più nascoste, ma diciamo che in realtà sono quelle eh, i cui consorzi hanno lamentato forse carenza di controlli e quindi un, ehm, la maggior presenza di prodotto contraffatto nel nostro territorio. Persone coinvolte, quante persone sono dai controlli eh, e che tipo, cioè che tipo di società? Hanno, abbiamo, hanno prodotto maggior eh, illeciti e sempre quali tipi di illeciti. Ecco. E poi, io ho una sola battuta sulla vissazione dei nostri agricoltori, perché in realtà gli eh, illeciti di pochi stanno colpendo in realtà, il grande lavoro fatto dalla maggior parte, scusate questo è dato quello che ho sentito, dalla maggior parte dei produttori italiani eh, quindi, e dei coltivatori italiani che in realtà si trovano ad avere migliaia di controlli nel corso della loro attività, dei loro, del loro del 20 anni di attività trentennale, eh, 40 e poi riescono, devono dedicare metà della loro attività a fare carte invece che a produrre. Grazie. Borrelli, grazie Presidente. Sono telegrafico eh, perché i colleghi hanno fatto molte delle domande che ho fatto pure io. La prima, eh, prima sì, senza fare riferimento a quale è il paese europeo, vorrei sapere rispetto agli altri eh, paesi europei quanto è l'indice di controlli che fa l'Italia, cioè tra le più quelle che svolgono maggiori attività di controllo e quelle che sono in una posizione intermedia o quelle che ne fanno di meno. E rispetto ai controlli che vengono svolti, vorrei sapere una seconda cosa, quant'è la percentuale di situazioni poi che trovano eh, non corrispondenti alle leggi, l'1%, il 10%, il 20%, il 50%, lo 0%, mi interesserebbe sapere se per caso si possono avere questi dati, grazie. Ok, io quindi se non c'è più nessun altro lascerei rispondere per quanto possibile, poi per il resto chiederei, a parte che non abbiamo ancora letto la relazione, probabilmente molti dati forse sono già in relazione, I non lo dati so. Numerici, sì. Ok, i dati numerici Quindi prenderemo atto. Io girerò la relazione che eh, ci ha, il comandante Cesare ha fornito questa mattina a tutti via mail. E Ecco quello che può rispondere, se no dopo ci, ci aggiorniamo. Adesso noi abbiamo preso 10 minuti ancora. Grazie. Ovviamente a disposizione per qualsiasi integrazione, paesi europei compresi, signor Presidente. <ride> paesi europei compresi. Allora, eh, percentuale del 5%, ehm, la percentuale indicata in una norma europea riguarda i fascicoli, eh, le richieste di ehm, aiuto o sussidio di fondi europei. E la legge dice che ogni Stato membro dovrà effettuare almeno il 5% dei controlli, europei, dei, dei controlli su, sulle aziende. Ovviamente questo controllo rimane confinato più o meno al 5%, peraltro durante il Covid è stato ridotto al 3%. Il, il dato è assolutamente insufficiente, lo, 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 capiamo, lo capiamo perfettamente, non sarebbe male innalzare, ma teniamo presente che è una norma europea. Eh, provincia di Foggia, assolutamente sì, succede eh, tutto quello che eh, l'onorevole ha segnalato, ma non succede solo nella provincia di Foggia. <ride> Purtroppo, eh, sicuramente la provincia di Foggia su alcuni prodotti, eh, segnatamente il vino le uve e le uve da tavola che vengono vinificate illegalmente, che voi sapete che c'è il divieto di vinificazione in Puglia delle uve da tavola, eh, c'è sicuramente un'enorme produzione perché è una provincia fortunata dal punto di vista, eh, era il granaio d'Italia, eh, così, così soprannominata, è una provincia fortunata dal punto di vista della produzione, spesso questa sovrapposizione viene, prende la via di altri di altri territori italiani e, e viene come dire, ehm, utilizzato anche, anche nel caso del vino uvaggio foggiano che eh, nulla ha a che vedere con territori della Manduria piuttosto che del prosecco, ma mh, in generale cioè sono uvaggi che escono dalla provincia di Foggia e che vanno a. Eh, come dire, contaminare delle produzioni che dovrebbero essere invece caratterizzate localmente. Ehm, I terreni impiegati, come diceva l'onorevole, per eh, ricorsi e sussidi sono ovunque, non c'è una caratterizzazione geografica. Ehm, in linea di principio, possiamo dire che al nord privilegiano eh, la truffa verso il FESR, cioè il, lo sviluppo rurale, al sud più il FEGA, cioè il sostegno al reddito. Mh, parlando di numeri complessivi per valore eh, ovviamente le truffe del nord sono eh, molto più cospicue mh, quelle del sud sono più, più fastidiose perché spesso per non dire sempre in qualche modo vengono, vengono coinvolte la criminalità organizzata peraltro non assente, non assente al nord eh, quindi abbiamo, abbiamo però ecco se dobbiamo tracciare una linea i terreni eh, demaniali, i terreni già confiscati eh, abbiamo casi clamorosi, abbiamo, abbiamo eh, contributi ricevuti su di, terreni dichiarati che poi nessuno ha controllato le particelle: erano l'aeroporto di Fiumicino, cioè sono state inserite in fascicolo aziendale le particelle che poi bastava una visura eh, catastale per capire che non poteva essere un terreno agricolo. C'è l'enorme problema eh, degli usi civici, in particolare in, particolare in, in Abruzzo. Si parla di mafia dei pascoli, il termine è forviante non è una mafia intesa in senso criminalità organizzata, è una mafia nel senso di malaffare eh, che vuole l'impiego di questi usi civici eh, che dovrebbero essere dati ad agricoltori residenti nella regione Abruzzo secondo determinate caratteristiche che invece poi attraverso sempre il solito giro del prestanome vengono concessi in uso a soggetti che abruzzesi non sono, ma soprattutto che non coltivano o non allevano, perché parliamo anche di allevatori, quello che poi dichiarano di coltivare o allevare. Eh, perdita dei requisiti, mi chiedeva l'onorevole. Eh, sì, i K che sbagliano perdono i requisiti, assolutamente, vengono revocate le credenziali, viene, viene chiuso sostanzialmente o viene revocata la credenziale all'operatore K. Laddove la struttura fosse ritenuta esente da responsabilità e quindi sia stata una mancanza del singolo, vengono revocate password e ID di accesso al sistema SIAN, Sistema Informativo Agricolo Nazionale, che è il sistema all'interno del quale troviamo tutte le informazioni che, de, che riguardano i, anche i contributi, i contributi europei. Eh, Collaborazione con i consorsi eh, di tutela: assolutamente. È per noi una cifra distintiva, noi abbiamo interlocuzioni continue e quotidiane con i consorsi di tutela, con gli agenti vigilatori laddove i consorsi eh, se ne siano dotati, eh, purtroppo non sono tutti, voi sapete che su 890 circa IG eh, soltanto, soltanto credo poco meno di 300 si sono consorziate, quindi non abbiamo per tutte le eh, denominazioni di origine, per le DOP e le GP italiane, non abbiamo per tutti un consorzio di tutela. Ma nei consorzi di tutela esistenti li stiamo eh, contattando, siamo in, eh, tuttora, in, mentre io vi parlo, eh, parlando con alcuni di loro, perché le informazioni più importanti ci provengono proprio dai consorzi di tutela. Perché il consorzio di tutela è la prima sentinella sul territorio di, di quello che accade in danno del prodotto tutelato. Perché nessuno come il produttore, che fa parte ovviamente del del board del, del consorzio di tutela sa che cosa sta succedendo all'interno del consorzio medesimo e noi abbiamo una interlocuzione piuttosto importante anche molto avanzata addirittura con alcuni di loro sullo sviluppo di algoritmi di ricerca che vadano a scandagliare il web perché il problema del commercio online è un problema sotto il profilo della contraffazione è molto, molto sentito soprattutto all'estero ci sono prodotti con eh, nomi italiani che vengono venduti in maniera incontrollata e grazie al consorzio di tutela noi stiamo agendo anche in collaborazione con polizie estere Fascette di Stato, sì, utilissimo. Va, andrebbe portato avanti tutto ciò che va in qualche modo sia a creare un'identità digitale. Del, del prodotto, quindi richiamo anche la blockchain, sia in qualche modo a rendere sempre più difficile la contraffazione del prodotto stesso, e, e ben accetta, capisco che possa rivelarsi un costo perché chiaramente sono, sono, sono come dire, interventi e accorgimenti che vanno a gravare su, alla fine sul consumatore perché chiaramente l'azienda anticipa ma poi in qualche modo eh, scarica sul prezzo finale del prodotto, ma sono, sono accorgimenti che sui prodotti soprattutto più pregiati, cioè quelli maggiormente esposti alla contraffazione, noi riteniamo siano utilissimi, abbiamo accolto con grande favore queste queste iniziative. Recupero dei contributi illeciti, eh, sì, eh, purtroppo non nelle percentuali che si sperava, nel senso che comunque è un po' anche per la fase della... Dis non sempre arriviamo a sequestrare i conti correnti senza che loro abbiano già ricevuto un avviso di garanzia o un provvedimento, quindi questo fa sì che loro svuotino i conti prima il che si eh, risolve eh, o comunque guardi c'è anche un discorso questo mi sento di dirlo perché l'abbiamo riscontrato più volte chi commette questi reati sa già che non deve lasciare soldi nel conto corrente questo è il problema quindi l'aggressione del liquido in fase esecutiva dell'indagine ci porta sempre a un 10% quando va bene della somma però devo dire anche che ci rifacciamo sul fronte delle confische quindi, sequestri preventivi e poi confische perché comunque abbiamo delle aziende, quindi ci sono dei beni da aggredire, ci sono dei fabbricati, ci sono dei trattori, ci sono i macchinari. Quindi, diciamo che poi, volendo azzardare una percentuale, siamo nell'ordine di un 40% del recuperato del, di quanto truffato inizialmente. Eh, controlli preventivi e banca dati, blacklist, whitelist: assolutamente sì, è quello che stiamo facendo. Forse eh, prima sono stato sfuggente sul tema. Con Agea abbiamo in, in atto un, pro, un progetto molto importante. Eh, io dislocherò all'interno di Agea ehm, dei miei carabinieri che costituiranno un nucleo ispettivo che insieme ai suoi ispettori faranno esattamente questo lavoro, cioè real, realizzeranno, e stanno già realizzando, in realtà siamo già operativi, le whitelist e le blacklist. Proprio dall'incrocio di tutti i dati, la, la banca dati che lei citava esiste ed è SIAN, eh, dal quale questo sistema, questo software di nuova generazione ai limiti dell'intelligenza artificiale, non è intelligenza artificiale ma ci va vicino perché sviluppa degli algoritmi di calcolo degli indicatori di rischio, cioè mette in, insieme tutta una serie di fattori, per esempio l'età, per esempio i precedenti, per esempio la zona, la zona eh, geografica, per esempio la cultura, l'importo, la somma richiesta, cioè mette insieme una marea di indicatori oltre 100. E li elabora nel senso di dirci alla fine questi sono tranquilli, sono i whitelist, non ci sono motivi per ritenere che abbiano truffato, magari può essere scappato all'intelligenza artificiale o all'algoritmo di turno, però ci dà una, un importante percorso da seguire, che è quella della blacklist, perché a quel punto noi concentriamo gli sforzi sugli indicatori maggiormente sensibili, su quelli dove il sistema ci dice guarda che qui su 100 indicatori questo ne ha 40. E allora se ne ha 40 vuol dire che è un soggetto sicuramente da controllare. Questo va anche incontro all'esigenza di controllare solo chi sbaglia o comunque cercare di limitare il controllo a chi probabilmente non ha nulla da nascondere. E, e, e nello stesso tempo, dobbiamo dirlo perché poi il tema delle forze sul campo è sempre un tema eh, come dire, delicato, eh, aiuta noi a razionalizzare i controlli perché noi siamo un piccolo comparto, poi non siamo tantissimi anche se facciamo solo questo e quindi abbiamo l'esigenza che ogni attività che si inizia si porti a termine in maniera concreta e per questo le dico che su 16 milioni di euro di contributi verificati l'anno scorso, 8 milioni sono risultati illegittimi, che è una percentuale elevatissima ma inganna, proprio perché è quell'attività di analisi che le spiegavo, che le dicevo, che ci aiuta a capire e quindi a dire che noi uno su due ci prendiamo, che è altissimo. Come, come risultato? perché è, una, è frutto di un'attività di analisi che ci porta a a, ad allargare. Quando io sono arrivato al comando due anni fa era uno su 3. Questo dato adesso è uno su 2, cioè stiamo restringendo grazie a queste attività di analisi, il campo in modo da avere. Non, non puntiamo all'1 su 1, sarebbe, sarebbe insomma, miracoloso. Però a ridurre sempre di più e quindi aumentare la quota di illecito recuperato rispetto al controllato. Ehm, funzioni del CA. La funzione del CA è complessa perché l'operatore del CA è di fatto un incaricato di pubblico servizio, ma non lo è, nel senso che comunque la legge ancora non lo prevede, sebbene lo preveda una sentenza del Consiglio di Stato che dice che trattando denaro pubblico in qualche modo loro sono riconducibili. Però sappiamo anche che le sentenze eh, hanno una funzione eh, come dire, di orientamento che però non costituiscono vincolo. Per, per chi decide successivamente, non sarebbe male che comunque anche l'operatore del CA formalmente venga, come dire, incaricato di un pubblico servizio, perché questo ci consentirebbe di agire con la normativa specifica a loro dedicati. Per quanto devo dire che fino a oggi in, in, la giurisprudenza è stata sostanzialmente concorde nel ritenerli tali. Eh, vidima la pratica, sì, eh, in qualche modo dà l'ok, okay. mm, non, non è soltanto una mera ricezione di atti, il CA appone una, una sorta di, di timbro di regolarità della pratica istruita che fa fede, per cui mh, se nessun altro va a controllare è passata, cioè il, il soggetto otterrà il denaro. Se non ricade poi nel 5% famoso, il soggetto l'ha scampata. I CA, voi sapete, sono dei piccoli comuni, Adesso non voglio dire che si conoscono tutti, insomma, però è, è un. È un un piccolo ufficio che è incaricato di una importantissima azione, che è quella di regolare il flusso del denaro pubblico in un comune, in una provincia, in una regione, e ovviamente i sostanzialmente a livello comunale perché non, non sono, difficilmente hanno competenze su più comuni e quindi eh, come dire, effettivamente il problema delle, dei rapporti di parentela, dei rapporti amicali, ha un'incidenza importante quasi sempre quando abbiamo trovato l'operatore del CAI infedele era o organico alla cosca, o era eh, parente del, del soggetto che, che aveva illecitamente, o era un amico, o era compagno di scuola. Il, il, il problema del livello locale di conoscenza chiaramente agevola poi il, il cosiddetto pactum scelleris, cioè l'accordo criminale tra i soggetti. Um, zone di illecito. Zone di illecito eh, agroalimentare o parliamo di PAC? Di agroalimentare. Sostanzialmente le zone di illecito rispecchiano le caratteristiche produttive del territorio. Evidentemente il riso, eh, se parliamo di riso, è il Piemonte, e il Veneto, se parliamo di ortofrutta è prevalentemente il Lazio e mh, soprattutto la zona di Latina e la zona di, eh, della Sicilia, se parliamo di eh, lattiero caseario è tendenzialmente il nord. Eh, chiaramente la, è difficile poter ehm, dire dove si commette di più perché dovremmo fare un'analisi e, se, se, se è gradita la commissione, ovviamente mi adopererò per, per prepararla sulla base dell'impatto che ogni singola filiera di produzione ha su quello specifico territorio dove viene prodotta. Perché chiaramente la ciliegia di Marostica piuttosto che la, che la lenticchia di Onano eh, eh, o il parmigiano Reggiano, che sono fortemente caratterizzate dal punto di vista locale ma hanno anche produzioni come il Parmigiano Rogiano, non come la Cidia Generostica, molto importanti, però è evidente che hanno anche dei numeri che poi vanno a, fals a falsare un po' il senso della percentuale, perché la percentuale si, si calcola su dei numeri di, di produzione enormi rispetto a quello che possono essere i numeri di produzione del, del resto d'Italia. La, la statistica inganna, in in eh, per esempio, nessuno probabilmente direbbe mai che il formaggio italiano più esportato eh, all'estero è il pecorino romano DOP, ma perché è la percentuale di produzione del pecorino romano DOP che viene esportata maggiormente all'estero, più del grana padano e del parmigiano reggiano. Il 70% del pecorino romano viene portato eh, fuori dai confini nazionali. Chiaramente la, la statistica quindi va, va adattata al, al singolo territorio perché... Ripeto, ci sono alcune, soprattutto le più grandi produzioni nazionali, sono effettivamente concentrate localmente. Ci sono regioni che sono virtuose sotto tanti aspetti, cito, cito, cito la Lombardia, che per esempio ha avuto dei grossi numeri purtroppo di problemi con il riso, perché il riso crea dei problemi dal punto di vista del biologico. Che il biologico nel riso nel momento in cui si apre l'acqua e le resaie vengono, vengono eh, inondate, e con quell'acqua eh, spesso dei consorsi di bonifica arrivano anche tanti agenti biotici e non avendo più come negli anni passati le mondine è evidente che gli agenti, gli agenti biotici devono essere stirpati con l'uso di fertilizzanti e l'uso dei fertilizzanti che è contrario al concetto del biologico va misurato quindi va, va capito fino a che punto in determinate culture si può parlare seriamente di biologico. Questo, questo fa sì che alcune regioni rispetto ad altre possano essere maggiormente o, o meno caratterizzate. Il vino per esempio soffriamo molto in Puglia, così come eh, l'olio, per dirle dei, delle, delle sofferenze a livello regionale. Eh, in Puglia purtroppo c'è il problema del rispetto dei disciplinari. Noi abbiamo 527 dop italiane di vino. Eh, ogni doppia ha un suo disciplinare e il disciplinare una, una cosa che dice sicuramente che è comune a tutti è che deve venire da quella determinata area geografica che viene proprio identificata comune per comune, spesso addirittura infracomunale, fino alle rive del fiume. È evidente che una produzione come la pugliese spesso non soddisfa perfettamente quella che è la richiesta del mercato, ci sono dei vini che stanno prendendo molto piede, eh, c'è anche un po' la moda di alcuni vini. E la produzione viene aiutata e viene aiutata spesso con ricorso a aggi non, non convenzionali o non, non consentiti più correttamente dal, dal disciplinare. Io ho finito il tempo perché abbiamo. in aula iniziano e dobbiamo purtroppo terminare e abbiamo le. le di presidenza e, eh, però ecco, visto che ritengo molto interessante questo filone eh, e questa, questa materia che fra l'altro è una materia nuova per questa commissione che è stata istituita io direi di mandare un report scritto con alcune domande specifiche che abbiamo Particolareggiate, gliele inviamo e poi magari di risentirci, magari ecco, non nell'immediato, nei prossimi 15-20 giorni, ma magari ecco, prima de dell'estate, prima dell'inizio dell'estate, per avere un altro confronto e magari noi abbiamo anche noi le idee più chiare su quelle che sono le prime cose che vogliamo affrontare, ma che dobbiamo discutere un attimo. Io direi di, di fare così. Il microfono, però. Scusate, è solo sì. il filone di quello che arriva dall'estero in Italia. Esatto, ma è quello quindi che, in... quello che ecco. noi dobbiamo, noi secondo me, incentrare, fare alcune domande, mandiamo uno speech con quello che siamo più interessati e magari fare un'audizione specifica. Su quello che non interesse, noi volevamo aprire un filo di inchiesta per capire cosa arriva nei mercati, da Torino a Milano a Bologna, dell'ortofrutta, da dove vengono i prodotti, quali sono, possono diventare contraffatti, quali invece eh, non c'è un controllo, perché spesso e volentieri ci è stato riferito alcune procure che i controlli per esempio nei container, come trovare un con un pagliaio, quindi a volte probabilmente per mancanza di uomini e di risorse non si riesce a fare un lavoro così capillare. Ecco, quindi noi Avrò bisogno più nello specifico forse di, di numeri e dettagli di questo tipo che però giustamente non è che si potevano fare oggi alla prima, alla prima audizione. Quindi le faremo avere un qualcosa di scritto. Dopodiché, se lei ci dà disponibilità, noi incontriamo molto, molto volentieri. Tutta la disponibilità e se, se la commissione presidente lo riterrà, io anche, posso anche far intervenire insieme a me i singoli ufficiali che si occupano dei vari comparti, anche per avere un quadro sì, dello due. specifico. Noi devono arrivare, se non sbaglio, due ufficiali di collegamento. Sì, sì il maggior Giannino, che è un mio diretto okay. collaboratore, che oggi è, avuto una, è stato convocato da un'autorità giudiziaria e ha avuto un problema all'ultimo minuto. E lui sarà a tempo, uno a tempo pieno e uno a tempo parziale. So, quindi, non so se Agroalimentari mi sta tempo. Pieno e invece, per rifiuti, a tempo parziale, quindi sarà a disposizione della commissione. Ah no, 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 ah, mi perdoni. No. Ci siamo, ci siamo. Okay. No, Di questo non so, non so. No, sì. oggi era previsto con me un ulteriore ufficiale. Noi avremo, avremo due del, dell'arma, in particolare il uno a tempo pieno e uno a tempo parziale per quanto riguarda i rifiuti. Che con, con il ci siamo Sì, Sì, esatto. I rifiuti che poi segue l'altro comando e tutta esatto, l'ambiente. La, esatto, esatto. Quindi Benissimo. la ringrazio Grazie a lei, Presidente. per l'audizione, dichiaro chiusa l'audizione. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie.